Benvenuti cari amici e amiche di Termoli TV. I tagli previsti all'ospedale di Termoli scatenano la reazione dell'amministrazione comunale che ricorre al TAR. Il prossimo consiglio si farà al Santimoto, ma sentiamo il servizio di Elisabetta Fernandez. L'amministrazione comunale di Termoli si sta finalmente muovendo contro i tagli perpetrati alla sanità ad opera del commissario ad acta Filippo Basso. Questa mattina infatti la giunta comunale di Termoli si è riunita al fine di far fronte all'attuale emergenza che sta attanagliando la rete ospedaliera Basso Molisana. Proprio per far fronte a questa situazione ormai giunta al limite, l'esecutivo ha inteso impugnare il nuovo piano sanitario dinanzi al TAR con apposita delibera di giunta che sarà adottata nella mattinata di domani. Inoltre, entro il 21 dicembre verrà convocata una nuova seduta del Consiglio Comunale che si svolgerà proprio all'interno dell'ospedale San Timotio di Termoli. Si tratta dunque di una presa di posizione da parte dell'amministrazione comunale termolese che intende opporsi alla serie di tagli alla sanità. Sulla questione si è espresso anche Montano, presidente del Consiglio Comunale, che ha parlato di una necessaria e seria mobilitazione popolare e politica. È inaccettabile che nella programmazione sanitaria territoriale si indebolisca l'offerta specialistica ospedaliera in un'area di confine e facile alla migrazione come quella del Basso Molise, perché, in un ragionamento molto semplice da comprendere, questo si traduce immediatamente in un forte aumento della mobilità sanitaria verso le regioni confinanti e quindi in un danno anche economico. E chi conosce la nostra realtà sa di cosa parlo. Infine, ha concluso Montano, faccio appello a tutte le amministrazioni comunali del territorio perché contemporaneamente si mobilitano per affermare il diritto alla salute della nostra gente. Un intero quartiere sommerso dall'acqua è così che si è presentata ieri una parte della zona di Rio Vivo, quello compreso tra via Rio Fondo e via Reale. L'acqua del mare, con l'accumularsi dell'acqua piovana, si è spinta fin oltre le abitazioni, allagando auto, case e strade. Vediamo. Uno scenario surreale, quello che si è presentato ieri mattina agli occhi dei tanti soccorritori che sono giunti a Rio Vivo a seguito di tantissime chiamate di emergenza. L'acqua ha invaso un intero quartiere che si trova attualmente allagato da circa 40 cm di acqua. Il maltempo di questi giorni, che non ha accennato a fermarsi, ha portato a tantissimi allagamenti, che ha costretto intere famiglie a lasciare la propria abitazione. La zona più danneggiata è compresa tra via Reale e via Rio Fondo, che è stata bagnata interamente dalle mareggiate e dall'acqua piovana, dove da qualche ora non esistono più giardini, prati e strade. I vigili del fuoco hanno lavorato per diverse ore per gestire al meglio la situazione, anche se il brutto tempo non pare voglia cessare. Già diverse famiglie sono state soccorse e non è detto che, se il meteo non migliori, potrebbe continuare a provocare ulteriori danni. Intanto il comune ha provveduto a fare dei sopralluoghi con dei mezzi idonei che hanno permesso di aprire dei canali per far confluire l'acqua all'interno. Ancora non è stata fatta una stima, ha fatto sapere Isabella, ma la competenza non sembra essere del comune, in quanto si tratterebbe di un'area demaniale. Le forti raffiche di vento che stanno avvolgendo la nostra città, soprattutto nelle ultime ore, stanno creando non pochi disagi alla popolazione. Ieri i vigili del fuoco, oltre ad intervenire a Rio Vivo a causa degli allagamenti, sono stati impegnati a rimuovere alcune travi pericolanti dal quartiere di via dei Ciclamini in zona Colle Macchiuzzo. Lo scheletro della struttura è la stessa dove perse la vita Antonio Splendido, l'operaio di 51 anni di San Severo, caduto da un ponteggio. I consiglieri comunali di centrosinistra, in seguito ai comportamenti, a detto loro, decisamente poco democratici, ritengono di non partecipare più alle conferenze dei capigruppo. Ricordiamo al presidente Montano che la sua funzione è quella di rappresentare l'intero consiglio comunale, mentre con i suoi comportamenti non fa altro che legittimare le sole posizioni della maggioranza. Avrebbe perso il controllo della sua auto andando a sbattere contro un palo della luce in via Santa Maria degli Angeli. La donna 44enne è stata trasportata al pronto soccorso, ma sentiamo. Incidente stradale questa mattina a Difesa Grande sul vialone all'altezza del Palazzo di Vetro. Una multipla colore blu sulla quale viaggiava una donna di 44 anni è andata a finire contro il palo della luce. Ancora sconosciute le cause dell'impatto, avvenuto intorno alle 10.30. Sul posto sono arrivati prontamente i sanitari del 118 e della Misericordia, che hanno provveduto a fornire le prime cure alla donna, una pattuglia della Polizia di Stato e la Polizia Municipale, che ha provveduto ad effettuare i rilievi. Il previsto sciopero del trasporto pubblico su gomma del 14 dicembre è stato differito all'8 febbraio 2013 con le stesse modalità di attuazione. Il rinvio è stato deciso a seguito della disposizione di concedere al tentativo di mediazione del governo un ulteriore periodo di tempo.
Dopo le verifiche in campo di circa 20 minuti, l'arbitro designato per il match Termoli a Meternina ha deciso di rinviare la partita ieri a causa delle forti raffiche di vento. E con questa era l'ultima notizia, vi ricordo che per qualsiasi segnalazione potete contattarci alle mail redazione@termoli.tv. Grazie della vostra cortese attenzione, arrivederci.